ma non ci perdemmo d'animo. L'industria automobilistica andava in rovina? Riparammo tutte le auto rotte della zona. Mancava l'acqua? Andavamo al fiume coi secchi. Stava per arrivare l'inverno, faceva già freddo. Pulimmo tutti i camini e raccogliemmo cataste di legna. Ma avevamo ancora paura. Ci mancava qualcosa per venirne fuori. Ma cosa? E così ci venne in mente che tutti noi avevamo un granaio o una cantina di racconti, di storie, su come la gente se l'era cavata nei tempi più duri. Una sera, in paese, arrivò Sette Canali. Ci chiese come facevamo a essere così ben nutriti e allegri in tempo di recessione. Gli spiegammo che noi eravamo lontani e esclusi dai meccanismi delle grandi crisi monetarie, ma sapevamo bene cosa avevamo vicino. E per noi ogni giorno è prezioso e abbiamo i racconti e sappiamo riparare le cose. Voi no. E anche se il vento ci soffia contro, abbiamo sempre mangiato pane e tempesta e passeremo anche questa. Chi non vuole chinare la testa, con noi prende la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene